di iniziare questo video ci tenevo a dirvi di seguirmi su Instagram, trovate qui il nome e anche il mio profilo, così non vi perderete nessun aggiornamento per quanto riguarda la mia vita. Tra l'altro volevo anche aggiornarvi riguardo quella famosa prova di diritto che vi avevo detto, ho preso 21, quindi l'ho passata e sono contentissima, e direi che vi lascio alla recensione dei Ludus Clamor. E la recensione sarà divisa in più parti, quindi ovviamente restate fino alla fine per non perdervi niente. Buona visione! E vabbè, la gente, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nella recensione degli auricolari che avevo comprato, ovvero il Ludus Ultra. Se vi siete persi il video unboxing, ve lo lascio qui nella in alto a destra, quindi potete andarvelo a recuperare. E quindi direi di partire subito con la recensione di questi auricolari. Innanzitutto, tra l'altro, come vedete, ho cercato di cambiare inquadratura almeno per questo video. La luce non sarà delle migliori perché sto usando semplicemente il lampadario per illuminarmi e la lampada qua dietro fa una luce di colore diverso, quindi non mi sembrava il caso di tenere tutto acceso. Quindi ovviamente, anche se la luce non sarà delle migliori, almeno apprezzate lo sforzo che ho fatto per cercare di portarvi un'inquadratura diversa. Bene, andando ad aprire la confezione, la prima cosa che ci presenterà la scatola sarà questo astuccio in metallo che ha sopra il logo degli auricolari e dietro le specifiche tecniche. Andandolo ad aprire, all'interno troveremo gli auricolari, i gommini di ricambio e un simpatico sacchettino che già vi ho fatto vedere che ci servirà per portarli in giro qualora dovessimo usarli anche fuori casa. Ed eccoci qua, direi che possiamo iniziare con la parte design. Innanzitutto guardate che il filo è bello lungo, quindi anche se volete muovervi, insomma, un po' possiamo farlo, anziché quelle cuffiette che devi stare un altro poco di così, perché se no non arriva il filo al telefono e dal telefono poi alle tue orecchie. Andando a vedere il design, come vedete sono tondeggianti, in teoria si dovrebbe riuscire a vedere. Ok, la forma come vedete è tondeggiante, mentre quelle che avevo prima erano più rettangolari e poi avevano anche il magnete, quindi si attaccavano, invece queste non ce l'hanno. Il filo tra l'altro è antigroviglio, quindi anche se si aggrovigliano in teoria dovrebbe essere semplice sgrovigliarle, cosa che vi posso assicurare perché è davvero molto semplice. E quindi questo era gran parte il design, insomma, alla fine degli auricolari, che cosa volete dire. L'esperienza di unboxing, come già detto prima, è un buon unboxing, anche perché essendo un prodotto che comunque costa poco, vi regala un'esperienza di unboxing molto molto carina, secondo me. E poi adesso direi di parlare delle caratteristiche tecniche, quindi come si sentono, come si sente il microfono e soprattutto se valgono quello che costano. Partiamo dall'audio in generale. Ovviamente se siete degli audiofili, questi auricolari non fanno proprio per voi. Ovviamente il suono è abbastanza chiaro per quello che ci devo fare io e non sono né troppo buone né proprio schifose. Sono delle normali cuffiette, insomma, dei normali auricolari in ear che secondo me, per chi non cerca troppo da un paio di auricolari, possono andare più che bene. Tra l'altro sono praticamente indistruttibili, infatti quelli che avevo prima li ho tenuti per un anno dopo che li ho sbattuti per tutte le parti eccetera, quindi non mi posso assolutamente lamentare della durabilità. Tra l'altro un servizio clienti davvero ottimo, che ti rispondono sempre in fretta e sempre cordiali, quindi è un punto in più. Quindi come vi dicevo sono dei buonissimi auricolari se dovete ascoltarci la musica, se dovete giocarci e se dovete fare qualsiasi altra cosa che si possa fare con gli auricolari. Ovviamente si sentono bene, ma non sono appunto il top del top. Ma per quello che costano mi sembra anche logico. Invece, andando a parlare del microfono, quello è un tasto dolente. Tra l'altro non vi ho fatto vedere prima i tastini che ha. Non so se lo vedrete mai, comunque qua ha il tasto per alzare il volume, qua per mettere in pausa o per fare andare una canzone, e qua il tasto per diminuire il volume. E tra l'altro il tasto centrale lo si può usare anche per rispondere o rifiutare le chiamate. Invece a livello di qualitativo del microfono purtroppo mi posso lamentare, questa volta mi lamento perché ragazzi è davvero pessimo l'audio del microfono, infatti è inutilizzabile in gran parte delle occasioni, ovvero che se dovete fare comunque una chiamata veloce con un amico magari potete anche usarlo, però si sentono tantissimi rumori in sottofondo, si sente tantissimo eco e
è davvero brutto, insomma, da utilizzare. Infatti anche quando sono in chiamata su Discord con Antonio mi sento davvero, ma davvero male, e quindi spesso sono costretta ad utilizzare addirittura o il microfono integrato nel computer, dato che c'è il portatile, o mettere un attimo il Samsung Meteor giusto per la chiamata. Però come vi ho detto, per me il microfono non è un grosso problema, dato che comunque di solito utilizzo il microfono che ho comprato al Samsung Meteor, quindi non lo uso così tanto, diciamo. Infine, per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, direi che il prezzo è buono per quello che comunque offre, perché si possono trovare dai 15 a meno anche su Amazon, quindi non ci sono problemi. Io l'ho pagato ad esempio 7,97€, quindi 8€, un paio di settimane fa, e quindi direi che vanno più che bene per quel prezzo. Ovviamente se andate a spendere di più magari non sono poi così tanto buone, perché magari a 20€, 25 potete trovare dei auricolari migliori o comunque delle cuffie over ear che, diciamo, sono migliori in qualche campo. Quindi ovviamente il tutto dipende da cosa dovete farci. Se siete come me che vi servono solo perché non vi trovate ad utilizzare le casse o comunque gli speaker integrati dei vostri dispositivi, allora possono andare più che bene. Però come vi ho detto, vi consiglio di tenere sempre sott'occhio le offerte, perché così almeno andate a risparmiare qualche soldo. Tra l'altro vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per acquistarle, sia per acquistare appunto le cuffie, sia trovate il mio referral link Amazon in generale. Quindi tutti e due i link di Amazon sono affiliati, se acquistate qualcosa da quel link ovviamente vado a guadagnare una piccola percentuale sul vostro acquisto, ma voi non andrete a spendere niente di più, e questo potrebbe aiutarmi per magari mettere da parte dei soldi per poter migliorare l'attrezzatura, come ad esempio comprare magari una videocamera o cose del genere, insomma, per andare a migliorare la qualità dei miei video. E niente ragazzi, io direi che per questa recensione può essere tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuta scrivendo qua sotto nei commenti, fatemi sapere qua sotto nei commenti che tipo di altre recensioni o altri unboxing vorreste vedere, e farò del mio meglio per portarvele qua su YouTube. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni, sempre qua sul canale. Bella!